Prenderà il via lunedì ad Agrigento la settimana nazionale della protezione civile che prevede incontri con le scuole ed esercitazioni. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa in prefettura. È necessario sviluppare una cultura della protezione civile, ha dichiarato il prefetto Filippo Romano. La gestione del territorio è un argomento molto complesso che non può riguardare solo una frazione del territorio stesso. E certamente quello agrigentino è un territorio, diciamo così, di confine, di frontiera, ed è una frontiera marittima, certo, che va tenuta nella massima attenzione, nella massima considerazione. È chiaro che il pensiero di tutti quando si dice questo corre immediatamente agli sbarchi, ma non ci sono solo quelli, ci sono anche i temi della protezione civile, della quale non si parla mai abbastanza. Noi abbiamo voluto intitolare questa manifestazione, questo evento di quest'anno, la protezione civile e cultura. Questo è, più che altro dovrebbe essere cultura, vorremmo che sia cultura, vorremmo che fosse cultura. Non è una cosa che ancora possiamo dire reale, ma è il nostro obiettivo. Vogliamo che la protezione civile diventi un aspetto quotidiano delle nostre esistenze. Dobbiamo mettere la cultura della protezione civile al centro delle nostre attenzioni. Ecco, lo scopo dell'evento che presentiamo oggi è esattamente questo. Io vorrei che ce ne ricordassimo in tempi di pace e non in tempi di guai, perché nei tempi di guai è tardi e soprattutto non mi piace personalmente, ma lo dico anche nella mia funzione di prefetto, l'idea che i problemi si risolvano cercandone il colpevole quando ormai il guaio è fatto. Non ha senso. Colpevoli ne possiamo trovare tanti, colpevoli forse siamo tutti, che vuol dire che colpevole non è nessuno. Siamo in realtà semmai colpevoli di non pensarci per tempo. Ma non è con la caccia alle colpe, che pure fa audience, che fa spettacolo, che fa notizia, che si risolvono i problemi. I problemi si risolvono lavorando silenziosamente e quotidianamente sulle tematiche della prevenzione. Tra le iniziative in programma anche una esercitazione antincendio in ambito portuale organizzata dalla Capitaneria di Porto Empedocle. Noi abbiamo organizzato una esercitazione marittima complessa, antincendio ed antinquinamento, perché si è simulato uno scenario emergenziale in cui si prevede l'incendio a bordo di un supply vessel a circa 1,5 miglia dalla costa, e a questo incendio poi segue addirittura uno sversamento da idrocarburi oleosi. Quindi si combina l'esercitazione antincendio con quella antinquinamento e il coinvolgimento dei vari soggetti a vario titolo, diciamo, interessati alla questione, quindi 118 con il PMA, perché noi chiederemo sicuramente l'intervento di una postazione medica avanzata, i vigili del fuoco e chiaramente tutto sotto la regia della prefettura, che deve essere informata. Anche se, come dicevo, verrà simulato un incendio al di fuori delle acque portuali, siccome raccogliendo l'indicazione di Sua Eccellenza il prefetto all'evento parteciperanno le scolaresche, poi il teatro operativo sarà chiaramente il porto. Grazie al certosino lavoro della prefettura, che ha coinvolto un pochino tutte le componenti comunali, provinciali e regionali, anche vigili del fuoco e quant'altro, si sta facendo per l'ennesima volta questa settimana della protezione civile. È molto importante a livello informativo per sensibilizzare soprattutto la popolazione scolastica e non solo sui temi della protezione civile.